Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio, con onore siamo pronti a dare il nostro meglio. Con Pietro come guida, il nostro spirito non si arrende mai. Spotti Ceno Game, Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuto a una puntata. E abbiamo ospite un membro della band, i Burning Black. E a questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea: se dovessi descrivere oggi la band, come la descriveresti? Per chi non vi conosce ancora. Allora, è una band che ha 20 anni di carriera alle spalle. Abbiamo cominciato che io nel 2003, quindi avevo 20 anni, adesso ne ho 2003, 2004, dai. Avevo 21 anni, adesso ne ho 41, e di acqua e sottoponti ne è passata molta. Abbiamo fatto 4 dischi, l'ultimo è stato appena pubblicato dalla Punishment. Abbiamo fatto 3 tournée europee, abbiamo avuto 2 nomination Grammy Music and Media Awards a Hollywood una decina d'anni fa. E ci siamo presi qualche bella soddisfazione. Abbiamo preso qualche bella cantonata, però a distanza di anni un po' ammaccati, ma ci siamo ancora. E la copertina del disco rappresenta proprio questa macchina che esce dalle fiamme, da un po' dall'inferno. Ne esce ammaccata, ma ne esce. E quindi è pronta per fare ancora chilometri. E a questo punto parliamo intanto dell'ultimo lavoro. E quando nasce questo disco, come si sviluppa per poi ottenere il risultato finale? Perché è un lavoro lungo, ma poi alla fine il risultato è un ottimo lavoro. Sì, allora il disco nasce tanti anni fa, perché avevo cominciato a scrivere questo disco ancora nel 2015, quindi quasi 9 anni fa. Poi ci sono stati un paio di problemi di salute, imprevisti che purtroppo rallentano in qualche modo. Poi c'è stata questa cosa qua del Covid che ci ha messo le ganasce alle ruote, e quando siamo ripartiti abbiamo dovuto praticamente quasi ripartire da zero, perché e rifare, riscrivere il disco. Abbiamo sicuramente tenuto qualcosa, perché nel frattempo, non le mode, ma un po' i nostri gusti erano cambiate alcune persone, alcuni componenti della lineup, e la versione iniziale, perché di per sé il disco era già stato scritto e anche registrato, però non rispecchiamo più la band, e visto che non siamo una band, non è un side project, non è una one man band, deve comunque accontentare i gusti di ogni componente del gruppo. Quindi l'abbiamo rifatto, abbiamo ottenuto il buono, abbiamo aggiunto altre cose grazie al lavoro di nuovi innesti nella band, e anche di alcuni amici che ci hanno aiutato a fare il disco. E abbiamo fatto questo fatidico quarto disco a distanza di ormai 9 anni dal precedente. Però non siamo mai stati fermi, eh. Abbiamo fatto nel frattempo una tournée con Ross The Boss, e abbiamo comunque lavorato nella scrittura di questo disco qua. Non ci siamo mai fermati nemmeno un giorno. E poi la produzione è stata fatta qua da me, nel mio studio, dalla registrazione alla pre-produzione, alla registrazione, al mixaggio. L'unica cosa che non abbiamo fatto internamente è stato il mastering, che siamo andati ai Finnbox da Mika Jussila, che è quello che ha fatto i Nightwish, i Cedar Bodom, giusto per nominarne un po'. E il lavoro fatto ci piace, piace, ed è questo l'importante, insomma.
La scaletta, l'ordine dei brani rappresenta un po' una sequenza, oppure l'ordine è stato scelto più che per in base ai brani scelti, cioè le canzoni, in modo così casuale? Allora, di per sé è una domanda non facile da rispondere, perché noi abbiamo impostato il progetto di registrazione in base anche alla scaletta che ci sarebbe poi stata sul disco. E diciamo che la title track, sì, ma anche l'opener è stato il primo progetto, la prima canzone che è stata registrata. E così via, poi di per sé magari una canzone è stata posticipata, ma di per sé la sequenza è un po' come le abbiamo scritte. Quindi è quasi a livello di concept, anche se di per sé un concept non lo è, però la sequenza è come l'abbiamo scritta. Poi magari abbiamo anticipato un brano, messo dopo anche per esigenze di ascolto del disco, però di per sé l'ultima canzone è stata l'ultima che abbiamo fatto proprio. Quella che è la suite di 11 minuti, per dire. E invece c'è qualche brano di questi che poi inizialmente è partito con un'idea, poi nel tempo è stata modificata, ma il risultato finale ti ha sorpreso anche poi nell'ascoltare questo lavoro, quel lavoro, che inizialmente avevi pensato svilupparsi in un senso logico, lineare, ma poi quell'articolazione che avete generato è migliore rispetto a quello che pensavate. Beh, allora, diciamo che l'ultima canzone del disco, ad esempio, che è una suite che dura 11 minuti, era nata per essere una canzone da 4 minuti, 3 minuti, 4, una canzone normale. Però poi, ascoltandola e lavorandoci su, siamo resi conto che aveva un potenziale per poter essere qualcosa di più importante. E allora abbiamo deciso di lavorarci e il risultato è estremamente appagante. Per noi è molto appagante perché siamo riusciti a far star dentro in 11 minuti molte variazioni e dare sempre freschezza al brano. E diciamo che siamo soddisfatti. Quindi questo sì è un brano che ha avuto uno sviluppo completamente diverso rispetto a quello che era l'idea iniziale nella prima stesura delle prime demo. Di per sé poi molti brani hanno cambiato struttura, però poi sono rimasti essenzialmente gli stessi. L'ultimo è che la suite, noi la chiamiamo la suite, è quello che veramente ha avuto una svolta completamente diversa rispetto a come era inizialmente stato scritto. Questo è forse Life Hearts, che è la power ballad che abbiamo scritto. Nella stesura, nella realizzazione dei brani, chiaramente tu influenzi, comunque sei partecipe, nascono prima un riff, un beat, oppure nasce una parola, oppure possiamo dire che accidentalmente la nascita di un brano è contemporanea allo stesso testo. Essenzialmente non c'è una formula standard. A volte si parte da un riff o addirittura da una melodia di voce. Tante volte io parto con delle melodie di voce e sulla base di queste io sviluppo poi una base, degli semplici accordi di sostegno e poi nasce l'arrangiamento del brano. Poi si decide come impostare la batteria, la sezione ritmica, però di per sé non esiste una formula base per la scrittura. Ognuno può partire da un groove di batteria, da un riff di chitarra o da una melodia che io canticchio mentre taglio l'erba. Potrebbe essere in qualsiasi condizione, può essere un'occasione buona per scrivere un buon brano. E tu hai parlato molto del vivo, avete suonato fuori dall'Italia. La prima sensazione, la prima emozione salendo sul palco, quando poi a volte qualche tuo collega diceva e mi ha detto anche persone importanti, prima di salire sul palco diceva: ma chi me lo fa fare? Poi quando si sale quelle quattro scalette o cinque, a volte sei, dipende, o forse due,
Però quando ti si apre quella quarta platea davanti e nonostante concentrati, però parte la prima nota, senti quell'energia che sale da sotto che non vedi ma senti perché il pubblico a volte è al buio, però tu senti quell'energia che sale che poi tu ritrasmetti suonando. Qual è la tua sensazione a quel momento sul palco che provi? Allora, io essenzialmente ho un difetto che non tendo a godermi il live. È la conseguenza di un lavoro che parte dalla scrittura di una canzone alla pubblicazione del disco, al prendere il furgone, fare 300 km, preparare lo stage e salire sul palco. Io la vedo proprio veramente come un lavoro. Però ovviamente il pubblico che canta le canzoni è capitato tante volte di trovare sotto il palco dei ragazzi con la maglietta, con la nostra maglietta, che sapevano le canzoni a memoria meglio di me. E quello appaga moltissimo e ti dà la benzina che ti serve per fare la stessa cosa al concerto successivo. Ed è quello che ti dà la spinta. Diciamo che io ho sempre un risvolto professionale nel concepire un concerto, quindi non patisco l'ansia da performance. Per me è come è una sorta di lavoro, nel senso vado sul palco, faccio il mio e poi ovviamente c'è un passaggio di emozioni tra pubblico e performer. Però quello viene, quello avviene. Però non ho quest'ansia da performance, quando si sale sul palco. C'è un appagamento, quello sì, ma non c'è l'ansia da performance. Sul palco siete statici oppure siete un po', diciamo, un po' statici come Metallica oppure un po', animati come gli Iron Maiden? Perché visto che veramente. Siamo all'Iron Maiden, Quindi. anche se vestiamo pelle e borchie alla Judas Priest, però sul palco siamo un po' i Judas degli anni 80, quando gli Scorpions, con tutte le loro mosse, proprio i cliché dell'heavy metal più, anche se di per sé il disco nostro non è un disco heavy metal classico, è molto, cioè, se uno mi dice, perché magari vede il nostro vestiario, eccoli qua, un altro gruppo che clona i Judas Priest, noi sul disco non di Judas Priest c'è molto poco per dire, ma questa è una cosa che tanti nelle recensioni dicono: ecco il solito gruppo che fa i Judas Priest. Di Judas Priest c'è pochissimo. C'è solamente questa immagine di heavy metal che noi vogliamo portare avanti, però a livello di songwriting c'è più varietà: c'è molto Megadeth, c'è molto Queensryche, ci sono i Judas, ci sono i Maiden, però è un gruppo tutto sommato molto personale. Però dal vivo vogliamo comunque rappresentare un genere che ormai non lo vedi più, e quindi con determinati, vogliamo ridire, cliché di un'epoca che è stata fantastica per il genere e che le band adesso fanno fatica a trasmettere, un po' per budget, un po' per attitudine, noi comunque lo facciamo. E invece poi scendendo dal palco, chiaramente voi incontrate dei ragazzi che stavano e stranamente si sono fermati, vi hanno ascoltato per un'ora, 2 ore. È strano, ma anche poi senza cellulare in mano, perché ormai è diventato l'obbligo di riprendere, e poi non so cosa ci faranno con quei filmati perché poi li cancelleranno, ma poi vi fanno i complimenti, vi fanno. C'è qualcuno che vi ha fatto delle domande oppure vi ha citato un brano riferendo a quelle sensazioni che lui ha vissuto e vive ascoltando poi i vostri brani? Sì, allora, noi abbiamo, beh, di solito scendiamo dal palco e vengono a guardare il vestiario, vengono a vedere i vestiti in pelle, le borchie, perché no, abbiamo dei costumi di scena molto imponenti, no? Quindi vengono là a farsi le foto, a volte chiedono anche di indossare i nostri vestiti.
Quindi questo capita più all'estero, in Germania, in Belgio, è capitato, posso indossare il tuo giubbotto, farmi una foto, queste cose qua, è anche simpatico, dai. Peccato che sia sudato per 2 ore di performance, ma quelli sono cavoli loro. Però ci è capitato di avere dei fan che magari con determinate canzoni dicono: guarda, ero sotto il palco con Secret to Hide, che è una canzone, un hit del nostro secondo disco, e là mi sono fidanzato. Ero con una ragazza e mi sono fidanzato, quindi sono cose anche particolari, no? Quindi è capitato sì che a volte ci sia stato che le nostre canzoni siano legate a qualcosa che sia successo a qualche nostro ascoltatore o fan, come lo si vuole chiamare, insomma. È successo. La domanda viene spontanea: che differenza passa a suonare dal vivo all'estero e come viene considerato l'artista all'estero e come viene considerato in Italia e live nell'Italia, parlando di heavy metal? Sì. Allora, quello che uno direbbe è l'estero, è la terra promessa per chiunque voglia fare dei concerti. Il problema è che noi abbiamo fatto diversi tour e noi siamo italiani. E noi siamo stati sempre un po' maltrattati perché italiani. C'è sempre stato un fondo di razzismo nei confronti nostri, il pubblico un po' meno, a parte gli svizzeri. Però dagli addetti ai lavori, alle produzioni, a volte eravamo anche bersagliati per le nostre origini italiane. Quindi, no, non siamo mai stati proprio ben visti dagli addetti ai lavori, siamo stati ben visti invece dal pubblico. Però là hai a che fare con delle produzioni più importanti, con dei club che sono nati per essere dei club e non sono magari ricavati da qualche ex azienda fallita. Quindi è una condizione diversa. Però il calore del pubblico italiano è sempre migliore. Anche se in Italia vige un po' la regola dell'amico, nel senso che ci è capitato tante volte. Ad esempio, abbiamo fatto un concerto con i Metal Church al Fenomeno in Piemonte. E per quanto la nostra performance sia stata di qualità, vigeva sempre il fatto che beh, questi qua non sono gli Iron Maiden, nel senso che chi se li caga? Nel senso che è sempre un po' difficile diventare degli idoli adesso, soprattutto quando. E l'ascoltatore ha già le sue icone. Magari è un ascoltatore che ha più di 40 anni, quindi fai fatica ad arrivare a proporti come musica, anche se ci stai suonando davanti, stai facendo una performance incredibile. Si fa fatica oggigiorno a diventare delle nuove a essere, credi a essere credibili nonostante gli sforzi che si possono fare. Però è anche vero che poi, tutto sommato, il pubblico italiano, nel momento in cui si scioglie, diventa il più caldo di tutti. Riusciamo a vivere meglio i concerti. Peccato però che siamo sempre pochi a assistere a questi piccoli, cioè voi band piccole o comunque varie di un certo livello ancora avete difficoltà perché solo i grandi concerti come gli Iron Maiden e gli Assisi ultimamente hanno riscontrato grande pubblico o ancora andiamo a ascoltare San Siro con Sì, Vasco ma Rossi. quello è un po' dovuto anche alla cultura media, nel senso che quello che sta seduto sul divano preferisce spendere 150 euro e andarsi a vedere gli SDC perché è importante far vedere la foto sui social che sia la maglietta degli SDC e i corni infuocati sulla testa, che non magari andare a vedere un concerto a gratis a 3 km da casa, perché a volte c'è poca voglia di uscire dagli schemi e di imparare qualcosa di nuovo. Noi italiani su questa cosa pecchiamo sempre perché sappiamo sempre tutto, no? Noi siamo maestri in tutto e spesso
sì, c'è questa difficoltà nel volere fare un passo in più e imparare qualcosa di nuovo. E invece a questo poi tu mi hai detto anche riconoscimenti. Quale sensazione avete provato ai primi riconoscimenti che sono stati, tu mi parlavi di riconoscimenti, che avete provato, il momento in cui vi hanno detto, è arrivata la notizia di questi riconoscimenti che avete preso? Diciamo che ovviamente a paga del lavoro fatto negli anni e questo è importantissimo perché è quello che ti dà la forza per andare avanti. È anche vero che nel momento in cui si ottiene un riconoscimento bisogna avere la forza per averne un altro, per ottenerne un altro, perché è difficilissimo, cioè il mercato musicale. Ma di per sé il mercato artistico, ma anche sportivo, se non si è per forza è nutrito da visualizzazioni. Nel momento in cui si perde la costanza, anche il riconoscimento che si è ottenuto una settimana prima va nel dimenticatoio. Quindi si è costretti per forza a alzare sempre, sempre, sempre di più l'asticella e l'obiettivo. Perché anche ci si ricorda più di un evento brutto che non di un evento bello. E nel momento in cui non si ha la costanza, e quando si fa parte di quella del genere del metal underground, non essere costanti vuol dire non apparire deboli. Apparire inaffidabili. Questo anche per le case discografiche, anche per il pubblico. Quindi è importante che se si ottiene un riconoscimento, è solo l'inizio per poterne ottenerne un altro subito dopo, altrimenti quel riconoscimento là passa nel dimenticatoio. Di questo disco c'è anche un videoclip Sì. del primo brano. Come nasce questo videoclip? Da cosa è stato tra ispirazione? Da chi nasce l'idea e che poi se avete contribuito anche alla realizzazione? Allora, per il disco, allora vorrei fare una parentesi perché secondo me è importante dire questo. Questo disco è stato un gioco di squadra. Ma squadra con panchina molto lunga, si può dire in gergo calcistico, perché al di là della mia presenza, che io sono il membro storico della band, poi c'è stata una serie di via vai, di cambi di line-up, però è importante dire che c'è sempre stata sebbene un componente della band sia uscito, c'è sempre stato comunque un legame d'amicizia che ci ha portato avanti negli anni. Questo ha fatto sì che nel momento di registrare il disco eravamo in tre, io e altri due chitarristi. Abbiamo dovuto affidarci a un amico che suona il basso, un sessionman professionista, che ci ha registrato il basso sul disco. Abbiamo avuto un altro, ed è Loris Petrera, che io saluto. Poi abbiamo avuto un sessionman che inizialmente era entrato anche nella band, ma poi per motivi professionali ha dovuto abbandonare, che è Riccardo Dario che ha suonato la batteria in modo egregio, e poi abbiamo anche la parte di tastiere che l'ha fatta Pietro Rosso, che ha fatto un lavoro egregio e importantissimo. E questi tre sono tre sessionman, però l'idea del videoclip è nata da uno dei sessionman. Quindi, per dire, è stato un lavoro di squadra. E l'idea, visto che io e il batterista, che l'idea è nata da lui, siamo dei fanatici di Ruggero De Celi e Gianluca, quelli dei soliti idioti, di Father and Son. Quando il padre porta il figlio a giocare a poker in una bisca, abbiamo detto: ma perché non usiamo la stessa cosa e andiamo a giocare a briscola con la morte? E allora abbiamo avuto questa idea qua di giocare a briscola con la morte, dove la morte ci elimina dal gioco e si prende le nostre fiche. A un certo punto arriva Amedeo, che
non è ovviamente il leader della band o il fondatore, ma è un componente della band che fa Tana libera tutti e ci salva. Ha un messaggio questo video qua, perché vuol far capire che in una band è importante la presenza e la partecipazione di ognuno degli elementi, anche se per forza non è il leader. Qualsiasi persona in un momento, se è importante per la band, la può tirare fuori dalle rogne. In questo caso c'era un messaggio sotto che, nel caso specifico, Amedeo, ma poteva essere qualsiasi altra persona. Amedeo è il chitarrista, uno dei due chitarristi, l'altro è Andrea. In questo caso è stato Amedeo che ha fatto Tana libera tutti e ha salvato la band. Io ritornerei un attimo sulla tua copertina, perché tu hai detto la macchina rossa, con i demoni, l'inferno dietro, ovviamente di un'immagine. Ma io, perché poi amante anche del cinema, ma Christine, la macchina infernale, l'avete proprio citata al massimo, perché è la macchina quella, e il colore è quello. È una Plymouth Fury del 57. E che è nata l'idea proprio di utilizzare Christine? Allora, sul secondo disco, Mechanical, noi avevamo una macchina che usciva da questo meccanico, da questo inferno meccanico, che veniva fuori così. Quindi, visto che è stato il disco che ci ha fatto fare un po' il salto di qualità, abbiamo avuto un contratto discografico con un'etichetta tedesca e abbiamo fatto la prima tournée con i Lordi, quella grossa, abbiamo avuto le no varie nomination ed è stato un po' è il disco che ha venduto di più. E allora ho detto, ma perché dopo tutto questo periodo d'attesa non ritorniamo con l'immagine del secondo disco, ovvero la macchina che esce dalle fiamme dell'inferno con tutte quante le botte del caso, però parte e continua per la sua strada, che poi sappiamo che Christine dalle ammaccature poi lei si autoriparava e noi, questo è il concetto, noi ci siamo autoriparati e siamo pronti per investire nuove persone. Ricordiamo che questo disco è in formato digitale, ma anche in formato CD. Certo. Quindi si può ascoltare, ma si può anche comprare non solo Sì. in digitale, ma anche poterlo avere. È corredato da un bellissimo booklet. Il booklet, la copertina l'ha fatta Stan Decker, che lavora con Frontiers, con AFM Records, cioè praticamente ha fatto tantissimi, ha fatto i Primal Fear, ha fatto Sirius Black, per dire, ha fatto Yorland. Quindi è uno che è un affezionato del metal, dell'hard rock, del metal. E io l'avevo già contattato un paio di anni fa per fare la copertina, e poi quando è stato il caso di farla, lui è stato contentissimo di lavorare per noi e lavoreremo con lui anche per il secondo disco, per il quinto disco. Secondo disco, quindi qualcuno l'ha Questo è il quarto, quindi. cancellato completamente. E a questo punto, domanda più spontanea, che è di moda nel periodo: quando l'intelligenza artificiale può essere importante, penosa nel mondo della musica e nella realizzazione sia dei testi che della musica? Allora, secondo me l'intelligenza artificiale potrà sicuramente essere usata con successo da tutti quei musicisti, artisti, produttori, case discografiche che vogliono confezionare il prodotto che il mercato, che l'ascoltatore medio vuole ascoltare. Quindi le classiche sonorità, il già sentito, la cosa scontata, perché basta fare la formula e l'intelligenza artificiale ti crea qualcosa di voluto. Però il limite è l'imprevedibilità, che non si può gestire con delle formule e con dei codici. L'imprevedibilità viene dall'anima, dal cuore, quindi non è. Sicuramente l'uomo avrà sicuramente ancora un passo in più per fare qualcosa di qualità.
Ben venga, ben venga, perché sicuramente può essere utile in determinati campi, sicuramente non a creare le innovazioni. E invece i giovani che incontri, visto che ormai tu ti ritieni vecchio musicalmente, che ti incontrano e suonano il tuo stesso strumento, ti chiedono i consigli. Quale consiglio ti chiedono più frequentemente? Oppure comunque qualcosa che possa crescere anche per far crescere loro? Allora, beh, io comunque, mio figlio che ha 15, io ho due figli, uno di 15 e uno di 12. Mio figlio di 15 è il batterista della band. Quindi con i ragazzi giovani ne ho sempre a che fare, nel senso che lui si confronta quotidianamente e ricevo anche il feedback dei suoi coetanei. Ed è importante, perché sono i ragazzi di quell'età là, sono i fan del futuro. Io come cantante e anche come produttore ricevo richieste, ovviamente, come fai a cantare così, l'estensione, quanto hai studiato, cosa fai per mantenere la voce. E quello sì, perché io per un periodo, ovviamente nei limiti del tempo che ho a disposizione, ho fatto lezioni di canto, ho insegnato canto. Diciamo che c'è molta attenzione nell'aspetto della molta curiosità nell'aspetto della produzione dei dischi. Come fai a far questo? Come fai a registrare le batterie? Come fai a mixare il disco? Come fai a impostare la voce? E questo è una curiosità al di là dei ragazzi, ma questa è proprio una cosa che. Come fai a fare le cose così bene senza far fatica? Nel senso, vogliono sempre il trucco per bypassare tutti gli errori che si fanno per arrivare a determinati risultati. Questo sì, ma questo è sempre, secondo me, da quando c'è l'uomo che cerca sempre la strada facile. Però dai, diciamo che c'è curiosità. E l'ultima curiosità, ci sono artisti che in fondo ti sei portato un po' dietro, che non hai rubato, cioè non hai, però un pochettino quel modo di lavorare, un pochettino quel modo di cantare, di suonare, involontariamente anche poi a forza di sentirli, te li sei portato un po' dietro perché è inutile, siamo prima artisti, ma siamo prima fan e poi artisti. Sì, beh, diciamo che non posso nascondere una mia certa devozione per un certo Rob Halford, perché Rob Halford è quello che ha un po' ha creato l'immagine del cantante metal per eccellenza, per antonomasia. Tanto è vero che moltissimi cantanti poi importantissimi hanno sempre considerato Halford come un punto di riferimento, un'ispirazione. E quello sì, è vero. Un po' la fortuna di avere anche un determinato range vocale e poi la passione per un determinato stile, cioè l'heavy metal classico. Quindi ho intrapreso quell'approccio vocale al cantato. Per quanto riguarda invece la parte di produzione dei dischi, io sono particolarmente affezionato a due figure che sono Nick Savio, che attualmente è il chitarrista degli Eternal Idol e degli Always, che è stato colui che ha prodotto i primi due dischi di Bernie Black in studio, e ho imparato moltissimo da lui. È il mio idolo fraterno, nel senso che proprio io lo ammiro a 360 gradi. E poi c'è Luigi Stefanini del New Sin Studio, e infine è una persona con cui collaboro da tanto tempo, è Mika Jussila, che è il guru del mastering, che lavora ai Finnbox Studio, che è colui che ha fatto i mastering di Nightwish, di Cedro Bonon, tantissimi, cioè, i migliori li ha fatti lui, nel senso che per me è un punto di riferimento. C'è sempre qualcosa da imparare nella vita, e da loro imparo. Si impara. La differenza da stare sotto il palco ad ascoltare un cantante a stare sul palco a farsi ascoltare, secondo te? C'è
c'è molta differenza, soprattutto quando si è un po' anche tutto sommato un addetto ai lavori, perché io comunque sono anche un fonico dal vivo e quindi di cantanti ne ho visti parecchi e magari posso avere una mia opinione sull'approccio vocale alla performance. È molto difficile stare sul palco perché sul palco si è legati ad eventuali imprevisti che non sono inizialmente considerati. Sulla base di questo, quando scendo dal palco, dico, molto probabilmente ha qualche problema e non riesce a esprimersi al meglio nel momento in cui la performance non è delle migliori. A volte ci sono dei professionisti che quando cantano non si può dire nulla, resti solamente a bocca aperta. A questo punto manca due cose fondamentali. Gli indirizzi dove potervi raggiungere e ascoltare il brano, quindi tutti gli indirizzi. E la battuta viene spontanea, qualche collega mi ha detto, ha indirizzo di casa? No, probabilmente sono indirizzi social e tutti quelli, le piattaforme digitali Esatto. e saluti finali. Ok, allora noi possiamo, il disco è, lo potete trovare intanto su Google, burningblack.com, c'è il nostro sito con l'e-commerce, basta cliccare e potete ordinare direttamente il disco fisico da noi, c'è anche il link per ascoltarlo su Spotify, poi c'è YouTube, Burning Black, si trova tutto. Poi ovviamente abbiamo l'etichetta discografica che è Punishment 18, che oltre ad avere vendita diretta, fa anche ovviamente tutto online. E social siamo presenti praticamente ovunque, da TikTok anche, come i più giovani vogliono, a Instagram, Facebook, ovviamente la parola d'ordine è sempre Burning Black. E posso salutare tutti a nome mio, Max, cantante. Poi c'è Amedeo e Andrea, che sono i chitarristi, che no, non sono qua, però ovviamente sono informati dell'evento. Poi c'è Nick al basso. Mio figlio Nicolò, che è passato qua per salutarmi, però ha detto ti saluto, ti lascio. E poi devo per forza ringraziare Corrado, Monica di Punishment, Sebastiano, Nicola e ovviamente i ragazzi che hanno contribuito ad aiutare alla registrazione del disco, che sono Loris al basso, che sono Riccardo alla batteria e per forza di cose anche Pietro, che ha fatto un lavoro di tastiere incredibile, che essendo che i Burning Black nascono come un quintetto senza tastiere, però c'è sotto un lavoro incredibile dei keyboards che a volte non viene considerato, però c'è. Quindi è giusto dare merito alla squadra che ha fatto questo lavoro, che ci ha permesso di tornare dopo tutto questo tempo a essere una band concreta a tutti gli effetti. E un grazie anche a te dell'ospitalità. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Geno game.